Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, in questo 28esimo episodio della nostra serie di Minecraft Ida. Allora ragazzi, in questo episodio andremo a continuare con le farm e ho cercato in internet una farm per le rotaie, che sapevo che ne esisteva una, però quella è stata patchata tanto tempo fa. Ne ho cercato un'altra, l'ho trovata e funziona. L'ho provata in un mio mondo a parte per vedere se funzionava ancora e lo funziona, e sono andato a farmare gli slime. Ci sono state le ore ragazzi, le ore, perché prima che spawnavano tanti slime ci voleva. Ho farmato solo per arrivare almeno a 10 blocchi, quelli che mi servivano, perché la faccio doppia per tutte e due le rotaie che mi servono. E da farmando questa cosa ho capito che bisogna fare la farm di slime. Però per fare la farm di slime dobbiamo fare prima la farm di ferro, perché ci servono i golem. Quindi ragazzi, ho deciso di fare questa farm di rotaie, così ho anche il modo per trasportare i villaggeri nella mia parte di pianura per creare la farm di ferro nei prossimi episodi. Quindi ragazzi, in questo episodio andiamo a fare questa farm di rotaie e vi spiego come verrà fatta e niente, ci vediamo in Minecraft. Buona visione! Eccoci qui ragazzi, ho finito da poco da craftare i blocchi e intanto mangiamo. Se io mangio davanti alla cosa, va bene. Allora, ho deciso di fare questa farm in questo punto qui, che visto che era troppo vuoto e fino ad ora abbiamo costruito in quella parte lì di mondo, ho deciso di costruirlo in questo punto qui dove ho lasciato la torcia, che credo sia un buon punto per riempire anche lo spazio. Io direi di metterlo, di cominciare qui. Cominciamo a prendere questa. Intanto ragazzi, questi sono, vabbè, le slime che mi sono avanzate. Questi qua sono i materiali che ci serviranno per fare la farm, cioè i 10 blocchi, le due leve, perché due? No, ce ne servirà solo una e basta, cioè questo che vedete, senza che mi metta a spiegare. E allora prendiamo, e intanto prendiamo uno di questi che non ce ne servono tanti, prendiamo la leva e prendiamo i pistoni intanto. Quindi cominciamo con il blocchettino che vado a posizionare qui o qui, facciamo qui, e sopra ci andiamo a mettere una leva in questo modo. Poi prendiamo qualche, esatto, andiamo alla terra e andiamo a mettere i pistoni in sopra a questo blocco, così, uno e una, due. Poi spacchiamo questi due blocchi, sopra andiamo a mettere sia il pistone di di slime. Poi direi prima di, non per forza, vediamo, volevo solo controllare se era, si attivava. Poi anche questo qua, e sotto, ma prima alzate ragazzi, perché deve rimanere alzata, mi raccomando. Poi qui andate ad mettere gli slime in questo modo, così. Qua ragazzi sicuramente l'avete vista, perché oltre a degli americani l'hanno fatta anche, o almeno mi sembra l'ha fatta o l'hanno fatta anche degli italiani. Ok, questa qua in realtà, ragazzi, questa qua in realtà sarebbe mi sono sbagliato ragazzi, sono deficiente, scusatemi. Spaccate queste qua, perché in realtà ragazzi ci va, ok, ci va prima il pistone
Mi sono dimenticato totalmente. Esatto, così. Così. Ok. Ci va il pistone e poi questo qua. Non so perché sono andato in automatico, ragazzi, non lo so. Ok. Così. Poi prendete. E così è partito tutto. Stoppate, perché sennò c'è un casino, un bordello totale ora. Mettete questa e questa, ragazzi. In realtà il tutorial l'avevo visto solo che li faceva con queste alimentate. Però io ho provato nel mio mondo a parte a vedere se magari riuscivo anche a farla con quelle normali. I ragazzi ci sono riuscito, cioè basta mettere. Intanto qui mettiamo quelle alimentate e di qua andiamo a mettere quelle normali. Ragazzi, non dovete mettere due uguali, cioè tipo lì, ma per quelle normali mettete una di queste alimentate qui e una di quella normale. Quindi ora, ragazzi, vedete, non ho nulla nell'inventario, risistemo tutto. Non ho nulla all'inventario riguardante rotaie. Ed ora, se vado ad attivare, ragazzi, vedete la magia. 3, 2, 1, siete pronti? Via! Guardate, ragazzi, guardate il ben di Dio, guardate, sì. Guardate, guardate, guardate che spettacolo. Ora stoppiamo perché sennò si bugga tutto. Ok. Guardate le rotaie che si sono formate in pochissimi secondi, ragazzi, veramente pochissimi secondi. Eccole qui. Arrivano fin qui. Cioè, non ce lo posso credere. Questo, ragazzi, ci salva le vite, più che altro sia in materiali che in tempo per crafting. Ma, ragazzi, soprattutto in materiali, perché cioè, guardate quanti ne ho fatti. Io veramente non ci credo ancora. E ragazzi, questa qua era una farm molto molto veloce, nel senso molto easy, è anche molto semplice come avete potuto vedere. E poi io andrò a creare qui sotto un... sono deciso di farlo con o con l'acqua per risparmiare i blocchi, oppure con gli hopper. Farmerò altro ferro, ragazzi, non è un problema quello. E che andrò a mettere qui, farò l'ingresso, cioè in questo punto farò l'ingresso con la porta e farò una, tanto se riempirò tutto di slime, di slab sopra gli hopper che arriveranno fino in fondo, costruirò una base intorno come ho fatto per tutte le altre cose off camera. Piazzerò anche gli hopper a questo punto perché, ripeto, il mio rumore dell'acqua mi dà fastidio, però era una soluzione, però ci sto pensando ora e non mi pare il caso. E niente, in realtà lui li faceva vedere solo con una, sono stato io a replicarla in due perché volevo, non mi andava di entrare ogni volta a spaccare una cosa e metterci l'altro tipo di rotaia. E quindi ho deciso, vabbè, farmo altri 10 minuti, sì, magari 10 minuti, un'altra mezz'oretta buona, e così ne replico e anche dall'altro lato per farla direttamente senza che mi metta a spaccare cose, eccetera. Quindi, ragazzi, direi che per questo episodio possa finire qui e spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, commentate, condividete, se non siete iscritti iscrivetevi, mettete like, e nel prossimo episodio sicuramente, ragazzi, vedrete la casa riparata all'esterno, se è riparata, regaso fuso ormai, e costruita all'esterno, anche il piazzamento di smistaggio, si può dire, così le rotaie, e farò, che ne so, un collegamento, farò collegamenti dove andranno a finire dentro a una chest che sarà, che potrò accedere o dall'interno o dall'esterno, vedremo un po', ragazzi. Vorrei dall'esterno che è meglio, cioè preferirei, vedremo. Comunque, ragazzi, questo episodio è finito e ci vediamo nel prossimo episodio con una nuova farm, sicuramente la farm di ferro, perché ci servirà e ci semplificherà tantissimo le cose. Quindi, ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Grazie ancora per la visione.
Bella ragazzi.